Cioè, io non lo so, faccio un video, io succede l'inferno sempre. Buondì e benvenuti al video degli usi alternativi dei prodotti bocciati, puntata numero 3. Ce l'abbiamo fatta finalmente! Allora, sto provando a fare questo video da tutta la settimana, solo che ogni mattina c'è un impedimento nuovo. Principalmente mi metto a registrare io e si annuvola il cielo, sempre puntualmente. Anche stamattina c'era un bellissimo sole e mi sono messa a registrare io e sono spuntate le nuvole nere. Quindi il tempo meteorologico non è con me. Pazienza. Allora, oggi mi vedete molto nature perché sono completamente struccata sulla faccia. Ho solo la matita nera, voi lo sapete, io senza la matita nera non vivo. Però del resto non ho nient'altro. Anche perché dopo questo video vorrei registrare una specie di Get Ready With Me, vediamo. Se riesco a trovare il tempo. Allora, innanzitutto, per chi non sa che cosa è, diciamo, questa mia mini rubrica, allora è una mini rubrica dove vi parlo di prodotti che non mi sono piaciuti, quindi di prodotti bocciati, che però piuttosto che lasciare in uno scaffale o in un cassetto a fare polvere, trovo un utilizzo alternativo e cerco di finire il prodotto. Vi lascio le altre due puntate qui, se non le avete viste, perché magari possono esservi utili per prendere spunto, magari per evitare di buttare dei prodotti. Ora, gli usi che ne faccio io, magari alcune potranno dire wow, ovvio, ho scoperto l'acqua calda. Sì, però magari alcune non lo sanno che si possono utilizzare in determinati modi i prodotti e quindi magari posso dare uno spunto. Ecco, non lo faccio con aria di saccenza, ecco, giusto per dare uno spunto. Allora, in questa puntata parliamo di tre prodotti. Parliamo della tanto amata da alcuni quanto odiata da altre I Love Stage di Essence, la base ombretto. Poi parliamo della Makeup to Match sempre di Essence, questa qui, che sarebbe la crema colorata barra BB cream di Essence. E infine parliamo dei Conditioning Lip Balm SPF 15 della e.l.f. Studio, questi qui. Allora, cominciamo dall'I Love Stage. Allora, l'I Love Stage che cos'è? È una base ombretto che si presenta con l'applicatore da lip gloss, per chi non la conoscesse così, ed è giallina. Eccola qui, è molto cremosa ed è giallina. Per molte funziona benissimo come base ombretto, nel senso che mettono appunto questa come base, gli ombretti sopra e gli ombretti gli reggono parecchie ore. Per quelle meno fortunate come me, diciamo che questa base fa reggere l'ombretto al massimo un paio d'ore barra tre. Quindi, io ho trovato il modo per farla durare un po' di più sulle palpebre come base. Ora, è chiaro che se siete tra quelle a cui questa base dura poco, non vi durerà 12 ore, però andiamo ad aumentare la durata della base. La mia teoria è che noi abbiamo beccato la mandata di basi sbagliate, ossia quelle difettose, perché non è possibile che alcune funzionino e alcune no, quindi avremmo beccato la mandata difettosa. Pazienza, comunque costa poco, costa 2,99 euro, quindi non c'è da consumarsi, ecco. Allora, ho trovato due modi per farla durare di più sulle palpebre e un modo alternativo utilizzandola come correttore. Allora, come correttore mi piace perché ha una discreta coprenza, non ha una coprenza altissima, nel senso le occhiaie non le copre, cioè io ci ho provato, le occhiaie mie non riesce a coprirle, cioè lo vedete come sono le mie occhiaie? Cioè sono belle pronunciate, quindi non riesce a coprirle. Però sui brufoletti devo dire che funziona e quindi andiamo a vedere come la utilizzo sia sulle palpebre sia sui brufoletti. Allora, perdonate la faccia struccata, ma era necessario i fini del video. Non vi spaventate perché sono un campo di brufoli stamattina. Comunque, allora vediamo innanzitutto i due metodi di applicazione della base Essence sugli occhi, quindi come base ombretto. Vediamo un attimo. Allora, metodo 1. Facciamo un occhio in un metodo e un occhio con un altro metodo. Base Essence, ne metto così, basta. Cioè, vedete quanto ne ho messa? Basta, già è troppa. Che già vedete come si stampa sopra. E la vado a stendere. Voi direte niente di nuovo. Ecco, effettivamente. Allora, una volta che l'ho stesa, la lascio asciugare. Allora, io questo procedimento lo faccio prima ancora di fare tutto il resto del viso. Quindi metto la base ombretto, poi vado a fare il resto del viso e poi metto l'ombretto. Perché altrimenti, se faccio così direttamente e ora vado ad applicare l'ombretto, mi fa le pieghe. In questo modo resisto un po' di più perché la base si asciuga completamente e poi andate a mettere sopra gli ombretti. Voi direte, magari lo sapevamo, ma non si sa mai. Secondo metodo di applicazione della base Essence, allora vado a mettere sempre un puntino di base, basta. E con un pennello da sfumatura così a setole sintetiche, questo qui è di e.l.f., il Blending Airbrush della linea minerale, questo qua, lo vado a stendere, quindi vado a fare questo movimento.
Allora, il mio suggerimento è che meno ne mettete, meglio è con questa base, soprattutto se tendono ad andarvi nelle pieghette. Ok. Vedete, l'ho stesa per bene. E anche qui aspetto che si asciughi. Come correttore invece la uso per coprire le macchioline. Ora, io non ho macchioline proprio scurissime da farvi vedere. Anche perché in videocamera non si vedono bene. Però, ecco, qui c'è un brufoletto, per esempio, si vede. Proviamo a coprirci un brufoletto. Allora, ne applico un po'. Aspetto che si asciughi un attimino, così, senza andarla a stendere, e poi la vado a picchiettare, quindi aspettiamo un attimino che si asciughi. Allora, passato un minutino, vediamo un attimo, proviamo a stenderla. Andiamo a picchiettare però, perché altrimenti se andiamo a tirare ovviamente non copre. Quindi andiamo a picchiettare. Così. E voilà, il brufolo è coperto. Quindi come correttore per i brufoletti va anche bene. Se poi la prima passata non vi sembra coprente come correttore, fate una seconda passata perché comunque non è molto pesante come prodotto, quindi non si va a stratificare. E quindi si può utilizzare anche come correttore semplicemente. Ok, quindi in questi due modi a me la base riesce a durarmi un po' di più sulle palpebre e comunque riesco a utilizzarla come correttore, quindi la sto utilizzando. Passiamo all'Essence Makeup to Match. Allora, l'Essence Makeup to Match, appunto, dicevo, è una specie di lo chiamano qui dietro fondotinta, però non è esattamente un fondotinta. Allora, si presenta in un tubetto innanzitutto da 27 ml. Ha una scadenza di 12 mesi e costa 4,49 euro questa qui. Allora, io la sto finendo, se vedete, infatti per farla uscire. Aiuto! Appunto, devo andare a premere e farla cadere sul tavolo. Dunque, la consistenza è questa. Se io la vado a stendere... Aspettate un attimo. Allora, se io la vado a stendere... Metti a fuoco... Ok, se la vado a stendere, vedete, è trasparente, non copre. Ecco, infatti si vede sempre la vena della mia mano, non è coprente. Quindi, come fondotinta ovviamente non si può utilizzare, anche perché non va né a coprire né ad uniformare l'incarnato. Per cui ho detto, io devo usarlo in un altro modo, cioè non posso sprecare questa cosa che ho pagato tra l'altro 4,45. Non è che l'ho pagata 20 euro, ci sta, però non mi piace lo stesso buttare i prodotti. Per cui ho trovato un uso alternativo. Allora, se voi vedete l'inci, penso che qualcuno ci possa arrivare anche dall'inci. Se vedete contiene tantissimo silicone, trademeticone e altre cose. È messo a fuoco, speriamo di sì. Per cui come lo utilizzo io questa qui? La utilizzo semplicemente come primer per il viso, però non la uso con i fondotinta liquidi. Allora io lo uso come primer nel momento in cui vado ad utilizzare un fondotinta in polvere. Principalmente io metto questo qui su tutto il viso, appunto metto la crema idratante, questo su tutto il viso e poi metto il fondotinta in polvere e il fondotinta in polvere mi dura di più. Non l'ho fatto con il minerale per il semplice motivo che appunto se metto un fondo minerale e metto una cosa col silicone sotto non è molto sensata come cosa, però si potrebbe anche provare. Però come primer per il fondotinta in polvere mi piace, con quello liquido non lo faccio perché già i fondotinta liquidi che uso io contengono silicone e poi mettere troppo silicone sul viso non mi fa respirare la pelle, più che altro per quello non è che si muore mettendo siliconi, ecco. Quindi come primer per il fondotinta compatto in polvere mi piace molto, quindi promosso come base. Come fondotinta in sé no. Quindi se non ce lo avete non lo andate a comprare, ecco, risparmiatevi questi 4 euro e passa. Se ce l'avete potete provare a utilizzarlo così. L'ultimo prodotto di cui andiamo a parlare appunto sono gli Elf Conditioning Lip Balm. Allora io ne ho preso uno a titolo di esempio, c'è un capello, yay. Allora ne ho preso uno a titolo di esempio. Questo qui è il è il Mellow Melon, scusatemi se ne stava andando via la voce, questo qui, ok. Allora, i conditioning lip balm sono appunto dei balsami labbra colorati con il fattore di protezione 15. Questi qui, sostanzialmente come balsami labbra, mi piacevano quando li ho comprati. Il problema è che dopo un po' cominciano a darmi fastidio, ossia io comincio ad avvertire un po' di prurito sulle labbra quando li metto, quindi mi dà un po' di pizzicoria, non perché siano volumizzanti o plumping, che è la stessa cosa, ma non lo so, mi dà quel che fastidio. Io purtroppo ho le labbra molto molto sensibili. Quindi ho trovato un uso alternativo. Ora, essendo comunque dei colori sul rosato, ci sono molti colori sul rosa, c'è un rosso. Possono essere utilizzati come blush. Allora, vi faccio vedere anzitutto il colore del Mellow Melon, che è un bellissimo appunto anguria, un rosa anguria, chiamiamola così. Allora, è questo.
Ora facciamo una dimostrazione pratica di come si usano come blush. Allora, togliamo un attimo il capello dalla faccia, così si vede, sì. Allora, vado a prendere un po' di Mellow Melon, appunto, nel mio caso. Però se avete anche un altro colore si può fare con tutti i colori. Io lo faccio sia con questo, sia con il Peaceful Pink, sia con l'altro nude. Viene carino l'effetto. Allora, metto un po' di blush qui. Magari se mi guardo allo specchio io sarebbe anche meglio, scusatemi. Proprio intelligenza massima in sistemi qui. Allora, ne metto un po'. Io comincio sempre da qui, non vado mai a metterlo nel pomellino, perché ve l'ho detto, se si mette nel pomellino la faccia diventa più rotonda e nel mio caso non è fantastico. E comincio ad andarla a sfumare. Io comincio mettendone poco e se poi capisco che ci vuole più prodotto lo aggiungo, perché comunque ad aggiungere si può sempre fare, ma a togliere è un po' un problema. Quindi la vado a stendere, anche se io in genere questa operazione la faccio sul fondotinta, ora la sto facendo a pelle nuda, quindi è un po' più problematica. Quindi la vado a stendere e mi faccio la mia striscia rosa. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, perché giustamente non è che mettiamo il blush solo su una guancia. Quindi la vado a stendere. Picchietto e poi lo stendo. Ora io col rosso non lo so se lo farei, però. Ok. Allora, una volta steso, però non si può lasciare così perché, essendo comunque un balsamo labbra, ora non lo so se si vede con la luce diretta, però ecco, se faccio così si vede, c'è. Allora, essendo un balsamo labbra, comunque non ha la stessa tenuta di un blush in crema. Per cui deve essere andata a fissare. Per fissarlo senza andare ad alterare il colore, io vi consiglio una cipria trasparente. Questa, per esempio, è di Essence, la Fix and Matte, e costa anche poco, costa sui 3,49 euro se non sbaglio. E appunto lo andiamo a fissare sia per farlo resistere di più sulla guancia, perché altrimenti comunque potrebbe tendere a sciogliersi, e sia per togliere un attimino l'effetto lucido, perché se vedete ha un po' un effetto lucido, penso che si possa notare, ecco. Quindi vado a prendere un po' di cipria Fix & Matte, ne metto pochissima perché altrimenti si fa effetto troppo opaco, e la vado a picchiettare sul blush in questo modo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ok, e quindi l'abbiamo utilizzata come blush. Io non so se si. Ecco, penso che si possa notare. Purtroppo la mia videocamera ha un problema di inquadrare i blush. Vi assicuro che ho le belle gote rosa. E quindi i conditioning lip balm si possono utilizzare anche come blush. So che la stessa cosa si può fare con i rossetti, però dipende da che rossetti sono, perché ce ne sono alcuni troppo oleosi che anche se vanno fissati tendono lo stesso a sciogliersi, soprattutto se avete la pelle grassa. Con questi devo dire che a me resistono, pur avendo appunto la pelle grassa, quindi uso alternative dei conditioner lip balm utilizzandoli come blush. O anche come ombretto, se avete dei colori magari nude potete provare a utilizzarli come ombretto sempre fissandoli con la cipria, però nel caso degli ombretti non so se funzionano, cioè se reggono, se vanno nelle pieghette, perché non ho colori neutri da mettere sulla palpebra. E quindi ragazze, questo è tutto. Io spero che il video vi sia stato utile, che non vi abbia scandalizzato troppo la mia faccia struccata, però o così o non riuscivo neanche oggi a fare il video. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!